Quando ero bambino, mia madre mi comprò in un negozio di giocattoli la mia prima canna da pesca. Era una canna di bambù con un galleggiante, un pezzo di filo e un amo. Oggi, quello stesso piacere nel pescare lo ritrovo nella tenkara, la più semplice tecnica di pesca con le esche artificiali. Salve! Buongiorno! Buongiorno! Forse mi sono perso, stavo cercando un posto, mi hanno parlato di una cascata, una cosa che stava da queste parti. Sì, la cascata. C'è una cascata, una bella cascata. Da quella, da quella parte. Visto che già mi sono perso, mi potete accompagnare voi? Senz'altro. Ma grazie, io mi chiamo Davide. Mariano. Mario. Mario e Mariano, perfetto. Grazie mille. Prego, c'è prego. C'è 100 metri, sì, 150, benissimo. Benissimo, andiamo allora. Ma di dov'è che arriva? Roma. Oh mamma mia. Ho fatto una bella camminata. Sì. Mi sembra. Però questi posti noi non ce l'abbiamo, quindi che devi fare? Bisogna farli, un po' di chilometri. Però poi si gode, eh? Sì. Questo è poco ma sicuro. Insomma. Ma dai, ma ti metti dappertutto! Non ti aspettavi di trovare un laghetto, eh? Eh no, non me l'aspettavo! In questa situazione ti consiglio di cambiare canna. Io userei una canna da 4 metri con una line da 5. 4 metri? Esatto. Line 5? Metri. Ah, 5 metri! Mi pare. Non ce l'ho. E io che ci sto a fare? Guarda su quella roccia. Dove? La potevi... Hai fatto tanto, potevi fare 81. Pure! Va bene, grazie. Grazie. A volte è come un bambino, basta poco per farlo contento. Mentre lui si prepara, vi parlo un attimo delle canne da tenkara e delle loro differenze. Le canne da tenkara si differenziano per il tipo di azione. 5-5, 6-4, 7-3, 8-2. Le lunghezze possono variare dai 2,70 m ai 4,50 m, alcune canne sono regolabili, ed il peso fra i 45 e i 100 grammi. Il manico può essere in eva, ossia in schiuma, in sughero o in carbonio perché parte stessa della canna, come in questo caso, in cui c'è una leggera copertura con materiale ruvido per aumentare il grip. Oppure ricoperti con una sottile gomma come questa. Le sezioni della canna si contano dalla punta fino al manico. Quindi il pezzo dove attacchiamo la line è il numero 1. Cosa c'è scritto sulla scatola di una canna giapponese? Ci sono i numeri della canna, ossia l'azione, la lunghezza che ritroviamo anche qui, il numero di sezioni, la lunghezza da chiusa, il peso, il diametro della punta, il diametro alla base, la misura nella scala giapponese consigliata per il tip, la percentuale di carbonio utilizzato per costruirla
e la resina utilizzata per l'incollaggio, in questo caso l'epoxy. Le canne più usate sono quelle con azione 6.4 e 7.3, nelle misure 3.60 e 3.90. Queste, specialmente per i nostri fiumi, rappresentano la canna ideale da Tenkara. Ma cosa vuol dire 6.4 o 7.3? Questi numeri non fanno altro che dividere la lunghezza della canna per 10 e ci rendono le parti rigide e le parti morbide. Attenzione, ho detto parti, non sezioni. Prendiamo ad esempio una canna da 3,60 m con azione 6.4. Dividiamo 360 cm per 10 e otteniamo che ogni parte è lunga 36 cm. Ecco, 6 parti, ossia 2,16 m, sono rigide e 4 parti, cioè 1,44 m, sono morbide. Una canna con azione 7.3 avrà invece 7 parti più rigide e 3 più morbide. Quindi, nel primo caso, avremo una canna più morbida e parabolica. Nel secondo, più rigida e di punta. Ma è meglio una 6.4 o una 7.3? Beh, questa è una scelta molto soggettiva e va presa in base alla lunghezza della canna e al piacere soprattutto del pescatore. Attenzione però, non tutte le canne sono uguali. Prendiamo ad esempio due modelli diversi, anche della stessa marca, con lunghezza ed azione uguale. Beh, potremmo non avere la stessa sensazione e le stesse risposte. Questo perché la quantità e la lavorazione del materiale incidono sulla resa e la differenziazione della canna. È stato gentile Walter Ego a donarmi questa canna. Questo è un laghetto generato da una cascata a 5 balzi, dove la parte profonda è molto estesa e la parte bassa è molto fangosa. Quindi, per avere buone possibilità di pesca, la canna da 4 metri e la level line da 5 sono molto utili. Uso la tecnica Sasoi con kebari costruite su ami da ninfa con materiali poco o per nulla galleggianti. Ed ecco la prima trota, presa dove l'acqua si riposa a ridosso di questa isoletta molto suggestiva. Le dimensioni non sono la sua forza, però è veramente bella. Mi muovo sulla parte bassa del laghetto, facendo risalire alla Kebari lo scalino che porta in profondità. Alterno un sassoi lento ad un leggero tremolio della canna, per dare un movimento simile ad un insetto in difficoltà che cerca di raggiungere la superficie. Un'altra trota molto vivace e nervosa. Non è enorme, piccolissima anzi. La lascio andare. Vai, vai a fare un pranzo vero, va. Mi raccomando, plecotteri, piccoli plecotteri. Vabbè, anche le effimere. Eccolo qua. E te pareva? Eh? Vedo che ti manca proprio la Kebari giusta per questo momento. Sì, volevo cercare una Kebari, ma tu subito è... Ti ci vuole qualcosa che vada sotto. Tipo una Deep Lake Sakasa Kebari. Una Deep Lake Sakasa Kebari? Che è? Se non ce l'hai, te la preparo io. Vabbè, aspetto. Grazie.
inizia anche a piovere, ma che fortuna che ho! Prima la canna, sì, però anche la Kebari, è costruita da Walter Evo. Voglio provare a lanciare vicino a quel tronco mezzo sommerso. Eccola la cattura! Ma allora, beh, odio dirlo, ma quando ha ragione, ha ragione. Forse bastava scendere di quei 20-30 centimetri in più di quelli che scendevo io con le mie Kebari. È una bella trota, veramente una bella cattura. Tutti i fili dappertutto. Bella cattura. Bella cattura. Andiamo che piove. Come capita spesso in montagna, specie d'estate, arrivano temporali improvvisi, uno proprio mentre stavo tirando la trota. E vabbè, mi vado ad asciugare un po' e poi continuo a pescare, perché anche sotto la pioggia è un piacere. Piacere del cara. Allora, adesso è lì, potete andare a scuola e fare un maiale. No. Dolome. Come dall'osa? Da devo andare a Cadella Bianca, a Merle Rane e ai Limati. Sempre qua, sono dal Pierino. Dal Pierino altare, ma anche la stessa musica molto bene. Presso Leonesto e quindi... Magniamo? E dai! E dai! Andiamo! Allora andiamo! Dai! Ma sulla strada del ristorante ho visto questo pezzo del chiese che mi ricorda un pochettino l'acqua che riposa, perché non è così impetuoso come fino adesso ero abituato a vederlo. E queste pozzettine, questi piccoli rigoli, mi spingono a pescare. Non so resistere alle tentazioni, è inutile. Appena sceso, primo lancio, primo pesce. Questa è una bellissima zona, è inutile. Mario, di tutto rispetto, pinnata, nata qui probabilmente, anzi sicuramente nata qui. Guarda sì che roba, guarda sì che roba, signora, ce l'abbiamo vive, ce l'abbiamo vive, signor. Acque basse e chiare, il pesce è più facile che ti veda e quindi bisogna essere molto attenti e precisi. In questo caso sto usando una canna di 3,90 m con azione 7,3. È molto morbida e mi permette di sentire il pesce al primo tocco. Ne ho vista una lì, in caccia. Sono già due volte che mi rifiuta la Kebari. Ed ecco la terza volta. Ma è possibile che sia così furba? Ho avuto un'idea, ora la provo. Guardate i colori di questa trota, sono fantastici, si confonde perfettamente con il fondo del torrente. Allora, abbiamo giocato, io e lei abbiamo giocato, io facevo passare la Kebari, lei la rifiutava, io la rifacevo passare, lei dava una codata, io la rifacevo passare. Alla fine l'ho fatta venire da un po' più lontano la Kebari,
e evidentemente quello è bastato per dargli quella sensazione di vivo, di vero, e è andata diretta sopra, tutto da seduto. Più piacere di questo. E con l'aria alquanto soddisfatta e la pancia piena, mi rimetto in macchina, direzione Lago di Nudole, un posto che mi hanno detto essere pieno di salmerini dai fantastici colori. Io vengo a Nudole e c'è vento. Però ci sono anche i salmerini, piccoli, taglia da tencara, e io li vado a prendere. Salmerino, piccolino, perfetto. Guarda che colore arancione sotto. Al prossimo vi faccio vedere la particolarità delle pinne inferiori. Guardate che bello che è, rosso, nero, bianco. Andiamo all'ingresso del fiume, vediamo se trovo qualcosa lì. Tira. Pescate, posso, io dovrei pescare, posso andare tranquilli, Scusi signora, signora bionda, lei, scusi, posso andare? No, non volevo dire le male, scusi, posso andare? Un attimo solo, faccio due lanci e vado,
una che mi chiama, scusate, una che mi chiama. Quando chiama, rispondo. Guardate che colori stupendi. Io non mi stancherò mai di vedere i salmerini. Sono meravigliosi, sono. E con quest'ultima cattura, sotto lo sguardo pacioso di Evelyn, lascio Nudole e il suo lago, ma ho già visto un posto veramente affascinante, che vorrei pescare senza Walter Ego e le sue noiose istruzioni. Alla prossima puntata, ciao!